Il centro servizi diocesano di Brindisi, sito in via Giovanni Tarantini, è stato intitolato al venerabile Matteo Farina, giovanissimo esempio di vita cristiana e impegno per il bene comune. All'evento ha presenziato l'arcivescovo di Brindisi Ostuni, Monsignor Giovanni Intini, con l'equipe del progetto Policoro, l'associazione Matteo Farina e i genitori del ragazzo. Può essere di ispirazione perché, come ha sottolineato la signora del gruppo che promuove la spiritualità di Matteo Farina, Matteo non era soltanto un giovane impegnato a vivere una spiritualità di fede legata alla preghiera, all'ascolto della parola, ma questo non lo distraeva dai problemi reali del suo tempo, cioè il discorso della mancanza di lavoro, l'attenzione ai poveri. Poi abbiamo ascoltato che lui voleva tanto approfondire il discorso delle energie rinnovabili, e quindi questo ancora una volta potrebbe aiutare i nostri giovani a dire che l'esperienza di fede non distrae dai problemi del quotidiano, non è alienazione, ma è semplicemente una capacità di guardare con più attenzione i problemi e i bisogni del nostro tempo. Quindi l'intitolazione di questo centro servizio a Matteo Farina vuole rispondere a questo tentativo, quello di incoraggiare i giovani a vivere la fede secondo i loro percorsi e ad essere attenti a quelli che sono i segni dei tempi della nostra società. Dopo venerabile c'è beato, però ci deve essere un segno, diciamo, riconosciuto, un miracolo veramente riconosciuto. Al momento non c'è, ci sono degli eventi prodigiosi che richiamano l'intercessione di Matteo, ma non sono ritenuti tali da poter arrivare alla definizione del titolo di beato. Però noi continuiamo a pregare e a sperare che questo avvenga.